ragazzi, oggi parte la rubrica che voglio dedicare all'acquariofilia marina. Diciamo che voglio integrarci all'interno molte nozioni di biologia di base che vi aiuterà anche a voi a comprendere e a capire che voi state mettendo insieme un ecosistema che un acquario. Io lo farò a modo mio, ognuno ha i suoi metodi, io seguirò dei metodi diciamo standard. Comunque partiamo con l'inizio di questa esperienza, che sarà anche un'esperienza anche per me, non soltanto per voi. Innanzitutto qui c'è la vasca e partiamo con la vasca. La vasca sarà un 90 litri, quindi un mega cubo sulla mia scrivania, che mia madre mi odierà per tutto questo, ma incominciamo, dai. La prima cosa che faccio è ho comprato della sabbia viva che ora ci metto dentro in molta. Mi sembra un castello di sabbia gigante. Questa si sparge per bene. L'acquario non l'ho provato, ma io sicuramente spero che regga, perché se non regge so cazzi. Io voglio fare la tecnica dell'LSB, che aiuta sicuramente la maturazione dell'acquario, e vi spiego per bene cosa significa il ciclo dell'azoto, perché in un'acquariofilia marina è bene conoscere, insomma, altrimenti non ci si capisce niente. Il ciclo dell'azoto in realtà non è utile solo in acquariofilia marina, però diciamo che in questo caso si applica, quindi io poi ve lo spiego. Adesso ho messo lo strato di sabbia e adesso si mettono dei bei roccioni vivi che ho comprato oggi, molto belli tra l'altro, che queste sono tutte rocce vive. Queste sono tre ceramiche, io in realtà le uso perché ce le ho, ma se potete fate tutto con le rocce vive, nel senso risparmiate spazio, poi sono più leggere, quelle ceramiche sono un po' più pesanti, quelle vive sono un po' meglio, comunque sono delle buone ceramiche, almeno visivamente non sono male. Poi la colla la metto dopo, adesso faccio delle prove, vediamo come viene e insomma. Allora, qui allora ho fatto la grotta, qua ho fatto questo, con questa zona dove metterò magari dei coralli un po' più molli qua, e poi vediamo se riuscirò a mettere dei coralli duri tipo acropore, speriamo, vediamo un po' come sono i valori dell'acqua poi dopo la maturazione. Questa colla è tipo cemento, vado a prendere un po' d'acqua. Mi raccomando che non vi venga l'idea di usare cemento industriale o cose strane, questa l'ho comprata, è da acquariofilia marina apposta, perché altrimenti rilascia un sacco di fosfati in vasca. E questa sta a posto. Così. Questa esperienza ho capito che va fatta poco per volta, quindi niente, meno male che non l'ho usata tutta, adesso la prendo e la rifaccio, ne faccio poca. Allora, adesso finita la rocciata, ha preso. Non è stato facile, mettetevi i guanti, voi me li sono dimenticati. Mi sono lasciato prendere dalla foga del momento. Mi pare che sia venuto discretamente bene, almeno a me piace, ma a chi deve piacere, sono in camera io. Allora, finita la pausa caffè. Quindi possiamo parlare delle cose più interessanti, diciamo dal punto di vista scientifico, quelle che vi fanno capire un po' di più cosa significa fare avere un acquario marino,
questo caso, comunque come funziona anche la biologia in generale. Prima vi ho parlato del ciclo dell'azoto, c'è anche un altro componente importante. Nell'acquario marino bisogna tenere conto dell'azoto e del fosforo. Sono due cicli diversi che probabilmente, per spiegarveli bene, faccio due video separati. Questi, comunque, tenete conto che ci sono azoto e fosforo, quindi nitrati e fosfati da tenere sotto controllo, perché le acque marine sono prive di questi elementi, di queste sostanze che sono nutrienti, considerati nutrienti. Infatti l'acqua lì è limpida, non è torbida, perché non prolifera eccessivamente il fitoplancton, anche se poi ci sono delle ondate che ovviamente lo portano, poi i coralli si nutrono anche di fitoplancton. A suo tempo anche lo stesso Darwin vide queste acque così povere di nutrienti ma così ricche di vita, e qui è il paradosso darwiniano che lo ha sempre convolto, diciamo. Come mai c'è così tanta vita in queste acque in cui non ce ne dovrebbe essere così tanta perché sono povere? Effettivamente è così. Di recente si è scoperto che sono le spugne a rendere disponibili per la catena trofica, essendo filtratori, appunto dalla colonna d'acqua levano i nitrati e i fosfati, li rendono poi disponibili agli altri invertebrati, ad esempio le lumache, che poi vengono mangiate dai pesci. Insomma, è una catena trofica fatta in questa maniera, così c'è tanta vita, che è un'ecologia di barriera molto stringata, che ovviamente prende moltissime specie animali che compongono la barriera corallina, è paragonabile a una foresta pluviale, quindi sono sullo stesso livello. E comunque è un ambiente molto stabile. Ora, in questi ultimi anni, ovviamente è meno stabile perché a causa nostra, e lì si parla non di ciclo dell'azoto né di ciclo del fosforo, ma di ciclo del carbonio, che magari faccio un video anche su quello, ma penso che lo sappiano la maggior parte delle persone, soprattutto quelli se seguite questo canale, penso che siate interessati all'argomento, per cui, però magari lo faccio per dare delle considerazioni personali. Dove non ci sono questi animali filtratori, l'acqua è ovviamente, cioè questi filtratori di grandi dimensioni, ci sono delle spugne che sono veramente grandi dimensioni, l'acqua si eutrofizza. L'eutrofizzazione di uno specchio d'acqua è quando praticamente c'è una proliferazione algale eccessiva, qualcosa che sta succedendo fondamentalmente nell'Adriatico, che è marrone praticamente. Comunque cambiamo discorso, riprendiamo sul discorso acquariofilia. Cosa ci serve? Come si fa a scegliere una roccia? Innanzitutto dal peso, deve essere molto leggera, cioè più è leggera e meglio è. Il circolo dell'acqua è fondamentale in un acquario marino, per cui ci vogliono delle pompe di movimento. Se regolabili meglio, io non ce le ho regolabili perché questo è piccolo e quindi alla fine ognuno fa in base anche alla sua disponibilità economica, ecco, perché comunque si sa che costa. Cioè, l'acquario marino costa, c'è poco da fare, però conviene investire su delle rocce vive buone all'inizio piuttosto che ritrovarsi con dei problemi dopo e spendere un sacco di soldi in prodotti. Quindi mettere la giusta quantità di rocce vive, possibilmente, e lì sta a voi scegliere, dovete andare lì e con la mano sentire e dire, in base al volume, questa roccia com'è? Piccola, grande? Se è grande e pesa poco è perfetta. Però per arricchire un po' la rocciata prendete le ceramiche, però poi ci vuole anche più tempo dal punto di vista della maturazione dopo dell'acquario, che queste rocce ceramiche, che possibilmente devono essere più porose possibile, si colonizzino, perché le rocce vive sono appunto colonizzate fondamentalmente da esseri viventi che sono considerabili decompositori. Intanto nel frattempo si è spento l'acquarietto piccolo. Questi decompositori chi sono? Cosa sono? Sono granchi, policheti, vermi tubicoli e anche spugne, piccole spugne, le stesse alghe, che non mancheranno mai nell'acquario marino le alghe. L'importante è che prevalgano questi decompositori qua, ossia i batteri, che appunto fanno parte di quel ciclo dell'azoto che vi ho citato prima. Quindi questi batteri che devono denitrificare l'acqua. Come? In una situazione che si detta anaerobia, una situazione in cui manca ossigeno. Dov'è che manca ossigeno? Dentro le rocce vive, dentro ai pori. Se sono molto porose, quindi sono molto leggere, molto arieggiate, vuol dire che hanno più superficie esponibile e ci sono
si possono creare all'interno di queste rocce quelle condizioni in cui questi batteri proliferano. Quindi è bene avere una roccia che sia leggera. A parità di peso, quindi occupa più volume. Quante rocce dobbiamo mettere? Le rocce in teoria dovrebbero essere un chilo ogni 5 o 6 litri. Quindi per un 90 litri ce ne vorrebbero 18 kg. Io cosa ho fatto? Ho messo la sabbia viva per levare un po' di chili in modo tale da alleggerire il carico e distribuire il carico appunto in questo piccolo letto di sabbia. Se fosse più alto sarebbe più funzionale, quindi se più sabbia metti più è funzionale, però allo stesso modo più sabbia metti più perdi dal punto di vista di colonna d'acqua disponibile, quindi per eventuali pesci, eventuali coralli che cresceranno. Quindi devi valutare, bisogna valutare per bene. Io in questo caso ho fatto 10 kg di rocce vive e poi 5 kg di rocce ceramiche in questo caso, e poi la 10 kg di sabbia viva. 10 kg di sabbia viva mi sembra che possa andare, poi comunque sono sempre tentativi, io spero che vada. Considerando che è piccolo ho messo più rocce vive, più è grande puoi permetterti di mettere meno rocce vive. Io forse ho un po' osato, però comunque le rocce vive sembrano di buona qualità, sono molto leggere, ci fidiamo e andiamo avanti. Per quanto riguarda il fosforo invece, beh, è sempre frutto della decomposizione delle sostanze organiche. In questo caso cosa c'è? Quando arriviamo a casa, o comunque quando compriamo la sabbia viva e nel sacco, un po' di fosfati ci saranno sempre. Nel trasporto si formano dei fosfati. Infatti io all'inizio voglio utilizzare una resina antifosfati, non adesso, la metto fra qualche giorno e poi faccio un test dei fosfati per vedere a che punto sono. Magari prima lo faccio prima di mettere la resina per non sprecarla, per vedere se ci sono, se non ci sono abbiamo un po' di scrupolo, perché i fosfati comunque devono rimanere bassi. Non è necessario che siano sempre a zero, perché ad esempio dipende anche da cosa vogliamo fare. Vogliamo fare un acquario di coralli molli? I fosfati non è necessario che siano zero, non bisogna controllare il calcio perché non hanno uno scheletro di carbonato di calcio e quindi è un acquario molto più semplice. Invece un acquario di barriera, come piace a me, è un acquario con coralli tipo acropore, che sono molto esigenti dal punto di vista di calcio, magnesio, che rende disponibile il calcio, il magnesio rende disponibile il calcio, e anche altre sostanze, che anche lo iodio. Ora la composizione dell'acqua salata appunto non si può, ad esempio, usare, una banalità, il sale da cucina, perché il sale da cucina è NaCl puro, cloruro di sodio puro. Non ci sono questi microelementi che sono importanti, calcio è più anche un macroelemento, un microelemento comunque, che sono importanti per la crescita del corallo. Se noi vogliamo un acquario di barriera ci vuole il corallo. Poi sta a noi scegliere come, quale, perché comunque si sceglie, bisogna anche scegliere in base alle esigenze quale corallo mettere, ma quello si vedrà più. Parliamo della salinità. Come si gestisce la salinità in un acquario marino? Innanzitutto servono degli strumenti. Il rifrattometro, che è importantissimo, perché serve per sapere quanta salinità hai all'interno dell'acqua del tuo acquario, e quindi ogni settimana andrebbe fatto questo controllo. E poi l'acqua ad osmosi, quindi un sistema, o vai a comprare le taniche dal venditore oppure l'osmosi, proprio un impianto di osmosi inversa che ti tiri fuori un'acqua che abbia poche parti per milione, quindi che sia pronta come se fosse distillata e che sia priva di silicati, perché i silicati fanno crescere le diatomee, che ci sono in maturazione, in genere ci sono sempre, però se prendi una resina antisilicati e antifosfati, come quella che ho preso io, e la metti, in teoria ti leva anche i silicati dall'acqua e ti eviti quel fastidio delle diatomee sui vetri, che sono orribili, fanno una patina marrone, perché hanno uno scheletro appunto siliceo, le diatomee. Ora però andiamo a vedere
come si fanno i calcoli per scegliere quanto sale mettere all'interno dell'acqua, perché non è così banale, molti sbagliano. Adesso lo vediamo. Innanzitutto sappiamo che la salinità è molto correlata alle densità. La densità del campione, che noi vogliamo sapere, che è del 35 per 1000, fratto la densità dell'acqua pura, mi dà la salinità. Quindi noi sappiamo che la densità è di 1023 grammi per decimetro cubo. Decimetro cubo è uguale al litro, sono la stessa cosa. Nell'acqua pura è questo. Se noi facciamo questo fratto questo, otteniamo questa misura che dobbiamo raggiungere con il rifrattometro. Rifrattometro che dopo ve lo faccio vedere, questa cosa qua. Questo oggetto. Qua ci metti l'acqua, poi metti l'occhio lì dentro e vedi quando è. Se è a 1026, vuol dire che la tua acqua sta bene a 25 gradi, perché sappiamo che la densità è molto correlata con la temperatura. Aumenta la temperatura, diminuisce la densità. Comunque generalmente per 25 gradi dovrà essere questo il valore raggiunto con il rifrattometro per questa densità del campione. Quindi ogni volta al controllo bisogna controllare questa cosa qua. Andando avanti, dicevo che ogni litro di acqua, dentro ogni litro di acqua ci sono 35 grammi di sale. Quindi ad esempio per 100 litri è di 100 litri sono 100.000 grammi, quindi 35 sta a 965, perché sono i grammi di acqua, non 1000. Non ci dovete mettere 1000, dovete mettere 1000 meno 35, qua, uguale x, come x sta a 100.000. Poi si sviluppa, ad esempio, per fare 100 litri di acqua salata al 35 per 1000, bisogna usare 3 kg e 600 grammi circa, 626 grammi di sale. Sale marino apposta, sale marino che contiene appunto calcio, magnesio, tutti quei microelementi che insomma lo dovete comprare, sale marino. Qui ho fatto una foto al rifrattometro, come si vede dentro, e la scala di riferimento è a 20 gradi, comunque quella sulla destra si vede che è a 35, come dovrebbe essere. Allora, adesso riempiamo sto acquario di... Qua ha preso la colla, va, ho preso anche bene, contento. Mettetevi i guanti, perché mi secca le mani in una maniera, ho fatto una stronzata. Finalmente sono riuscito a riempirlo. E niente, ora l'acqua si scalderebbe. Io la tengo a 26 gradi durante la maturazione. Poi in realtà sempre, perché mi sono trovato bene a tenerla a 26 gradi. E siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi, mettete like, fate quello che volete, condividete, fatelo vedere agli amici, alla mamma, ai parenti, quello che vi pare. Nel frattempo io preparo altri video sulla maturazione, che secondo me è una delle fasi fondamentali, poi lo vedrete. E niente, alla prossima!